Buon pomeriggio, noi siamo alla quarta giornata di questo GIFFONI 2022 e siamo in compagnia di uno dei più importanti sceneggiatori contemporanei del cinema italiano, Filippo Gravino. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, ovviamente il GIFFONI è un festival dedicato principalmente ai giovani, perciò noi siamo incuriositi dal fatto che tu insegni alla Holden. Quindi volevo chiederti qual è il tuo approccio con i ragazzi che iniziano ora ad affacciarsi a questo mestiere, soprattutto in un'epoca in cui il cinema sta cambiando tantissimo anche la televisione. Sì, buona domanda. Sono molto in ascolto perché so benissimo che sono i ragazzi che incontro adesso sono figli di una generazione a me molto sconosciuta e quindi tendo a seguire molto, ad ascoltare molto, ma detto questo sono cattivissimo perché sono un fustigatore di giovani aspiranti sceneggiatori perché credo... Almeno io sono stato educato così, che se davvero vuoi fare questo lavoro devi dimostrarlo. Tutte le volte che non c'è la fatica e la voglia di dimostrare di essere capaci, io mi arrabbio e divento una figura. Okay. Nell'incontro precedente abbiamo parlato anche del fatto che si crea un gruppo quando si studia insieme a una determinata disciplina, un determinato mestiere. E abbiamo notato anche che nella tua filmografia ci sono dei registi che ritornano e con i quali hai anche collaborato all'interno delle tue sceneggiature. Perciò che cosa serve per far sì che questo connubio tra regista e sceneggiatore poi confluisca nella riuscita di un film? Bellissima domanda anche questa. C'è bisogno della fiducia reciproca, che è una cosa che si instaura e si innesca soltanto lavorando insieme. Quindi se ho lavorato con gli stessi registi su vari film, vuol dire che quel rapporto ha dimostrato fiducia reciproca. E quindi entrambe le parti avevano voglia di ricominciare a scrivere insieme. E vuol dire quindi che quella collaborazione ha prodotto un buon risultato. Quindi la fiducia è centrale, cioè che il regista si fidi di uno sceneggiatore diciamo è l'obbligo primario per riuscire a fare un buon film, ma altrettanto importante che uno sceneggiatore si fidi ciecamente del regista che ha. Ok, infatti questo ci dice molto anche del legame che c'è continuamente tra regia e sceneggiatura durante la realizzazione di un film, perché spesso si pensa che la sceneggiatura sia qualcosa di totalmente distinto, ovvero si finisce la sceneggiatura poi la si traspone in due momenti diversi. Io per questo volevo chiedere, ti è capitato di realizzare dei film dove la sceneggiatura è cambiata col procedere delle riprese, dove è stato necessario riadattarla continuamente? Mi capita sempre, questo è il processo creativo. Porta a continue modifiche che spesso sono migliorative, a volte sono semplicemente funzionali rispetto all'economia del film, ai budget che si hanno, quindi le modifiche hanno a che fare semplicemente con il fatto di ridurre i costi di un film e quindi è un processo continuo che dura fino all'ultimo giorno di riprese e a volte addirittura l'intervento dello sceneggiatore è richiesto anche in fase di montaggio, quindi è possibile che ci siano delle idee venute dal montaggio che riscrivono in qualche modo il film e lo sceneggiatore viene chiamato per capire se quella ristrutturazione ha portato a un miglioramento o meno. Insomma, quindi lo sceneggiatore è di aiuto e di sostegno al film fino all'ultimo giorno. E ci sono state delle sceneggiature che hai scritto che sono state una vera e propria sfida magari per la portata narrativa che avevano? Tantissime. Sicuramente Il Primo Re è uno dei film più ambiziosi che io abbia mai scritto come progetto, come di azione. Sicuramente quello è il suo più grande pregio, secondo me, l'ambizione che portava lì. Ma allo stesso tempo, secondo me, è ambiziosissimo anche Veloce come il vento. È un film che per il mercato italiano ha rappresentato una grossa novità. Noi concludiamo queste interviste nei giorni del GIFFONI con una domanda sul tema di quest'anno, che è lì, perciò volevamo chiederle cosa per lei questa parola, magari all'interno anche del suo lavoro nel cinema, cosa le rammenta? Invisibili, allora ti rispondo così di getto, che cosa mi fa pensare la parola invisibili? Mi fa pensare alle persone fragili, alle persone che non sono raccontate e che invece hanno la necessità di essere raccontate. Ritrova queste persone all'interno delle tue sceneggiature? Quasi sì. Non faccio altro che cercare queste persone. Grazie mille allora per questa intervista. Grazie. E speriamo di vederci magari in Italia. Ma magari sì.